oggi per una volta non sono qua per mostrarvi cosa mi è arrivato perché non mi è arrivato ancora niente. E se sentite parlare ad alta voce, mi dispiace, mi stanno girando le palle in una maniera impressionante. Perché nella stanza accanto c'è la madre del mio coinquilino che quando parla urla. Sentite? Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso non parla più. No? Vabbè, comunque urla, ma è una cosa orribile. Comunque siamo appena tornate, siamo andate a fare due compere, ma proprio due compere, e da Primark e da Undis, che non conoscevo, che per me in ferrarese vuol dire 11, e ho scoperto che questo negozio è un po' come Tezenis, per renderci conto. Vende tutte robe a tema Harry Potter, ci sono i pigiami, ci sono le maglie, ci sono le felpe, ci sono le mutande. Io ero lì per comprarmi un paio di mutande di Serpeverde, però ho detto no, prendo la felpa, quindi ho preso la felpa con il logo di Serpeverde, l'ho pagata 20 euro, sono tipo felice come una Pasqua adesso. Bella che caldina dentro, è tipo felpatina, ma non era neanche per questo che ero qui, volevo soltanto farvi vedere la mia maglietta meravigliosa, la mia felpa magnifica, l'amore della mia esistenza, e ora finalmente posso veramente dire al mondo, tra il mio pigiama e la mia felpa, che sono un serpeverde. Io ho dei seri problemi su queste cose. Io e i gadget, io e i vestiti a tema Harry Potter non dobbiamo vivere o convivere nel nostro posto. In ogni caso, oggi sono qua per farvi un tag. Sarebbe il Reading Habits Book Tag. Sì, non l'ho detto con l'accento American, ma chi se ne frega. Cioè, diciamo, fra virgolette, mi fa piacere rispondere a questo tag perché è un tag che ho visto da Vale di Spiccicalern e mi era piaciuto moltissimo. Si compone di 11 domande, in effetti, sulle abitudini di me, me stessa, me medesima, come lettrice. Quindi io direi che possiamo anche cominciare. 1. Hai un posto prediletto per leggere in casa? Allora, io in casa mia, quando non c'è il mio coinquilino, leggo o sul divano, direi che non è niente male, insomma leggo sul divano con i piedi sul tavolo, e oppure leggo nel mio letto. In generale io leggo sul letto, sempre e comunque. Quest'estate, quando faceva quel caldo atroce, orribile, leggevo da stando. Aspetta che si vede un angolino di un libro, aspetta che lo sposto, scusatemi. Leggevo stando seduta sul bancone della cucina. Senti, senti che roba. Mi sta facendo venire l'ansia. Sapete, io sono una persona tranquilla e calma, però mi sta facendo esplodere i nervi. Non ne posso più di questa donna. Va bene, basta. E non è neanche mia cognata, fosse mia cognata, invece no, neanche. Insomma, mia cognata è mia suocera. Neanche mia suocera, è la figlia della figlia. È la madre del mio coinquilino e io vorrei ammazzarla. Punto. Va bene. Sono una serpeverde inside, ma tento di essere un angioletto fuori di me. Comunque, dicevo, quando c'era quel caldo pazzesco quest'estate, mi sedevo sul banco della cucina rivolta verso l'esterno con la finestra aperta, con il libro appoggiato davanti e leggevo lì. Quindi leggo un po' dove capita, però preferisco sul mio letto o sul divano se non c'è nessuno in casa. 2. Usi segnalibri o pezzi di carta a caso? Quando sono in casa uso segnalibri, quando sono in giro prendo qualunque tipo di pezzo di carta io abbia sotto mano. Una volta mi è capitato, ci ho infilato dentro un fazzolettino perché non avevo nient'altro e non volevo perdere la pagina, visto che sì, ho una buona memoria, però per ricordarmi esattamente il numero della pagina, magari non facendoci caso, ci metto anche un po'. 3. Quando leggi ti fermi ad un punto imprecisato, devi finire il capitolo o ti dai un numero di pagine da raggiungere giornalmente. Allora, in generale, quando leggo e mi devo fermare, dipende anche da che momento della giornata si tratta. Praticamente, se è la sera prima di dormire, quando sento sonno, chiudo, non importa in che punto sia, posso aver letto una parola di un capitolo, posso essere a meno una parola di un capitolo, non mi interessa. Se ho sonno, chiudo e basta. Se invece leggo solo per il piacere di farlo, non prima di dormire, insomma, durante la giornata, cerco di terminare il capitolo e no, non mi do mai un numero di pagine da leggere. Già faccio fatica a trovare un momento per leggere, e figuratevi se io mi dovessi dare un numero di pagine da leggere al giorno, non sarebbe più un piacere, sarebbe semplicemente un dovere o qualcosa che io mi impongo, e quindi non uso farlo.
4. Mangi o bevi mentre leggi? Io non mangio mentre leggo perché non mi piace fare, cioè io mangio e guardo un film e leggo e bevo il tè, o bevo la cioccolata, o bevo la Coca-Cola, o bevo, in generale bevo sempre di fianco al posto dove sto leggendo, o una tazza, o un bicchierone di quelli con il tappo e la cannuccia, oppure non so, una bottiglia, comunque in generale bevo, non mangio. Usi un sottofondo a 6, no, 5. Usi un sottofondo musicale o accendi la TV mentre leggi? No, né uno né l'altro. Soprattutto a me piace che ci sia silenzio. Io ora, oggi, non riesco a leggere perché c'è quell'altra cretina che urla in un'altra stanza. Quindi è una di quelle cose che io non sopporto. Per me, per leggere bene, per immedesimarmi, entrare nel libro, ho bisogno che ci sia un silenzio di tomba, al massimo sul rumore di sottofondo. Non mi piace avere cose varie. Accendo le candele mentre leggo, mi piace l'odore, sentire un buon odore, un buon profumo mentre leggo, non rumori e cose del genere. 6. Un libro alla volta o più libri insieme? Io leggo un solo libro alla volta perché trovo che sia molto più lineare. Non, niente insomma da dire su quelli che ne leggono di più, però io preferisco avere un topic alla volta, cioè un soggetto alla volta, anche perché me li godo di più, mi dà l'impressione che io possa, diciamo, canalizzare tutta la mia concentrazione in questo mondo, in questa lettura, che secondo me, insomma, merita di avere un pochino più di concentrazione. Mi sto impappinando perché sto continuando a sentire quell'altra urlare e mi sta facendo. Vi giuro, ragazzi, se a un certo punto di questo video io mi alzo, apro la porta e caccio due urli in una lingua che voi non capite, avete capito che cos'è. Perfetto. Non riesco a concentrarmi perché sento quell'altra che urla. Dicevo, a me piace dare la giusta concentrazione ad ogni libro che leggo, quindi io ne leggo uno alla volta. 7. Leggi solo in casa o dappertutto? Allora, io leggo assolutamente ovunque. Sì che mi contraddico, ovviamente, perché se mi piace il silenzio è facile leggere tipo a casa perché è più calmo, a parte in questi giorni, così. Comunque, di solito è più calmo leggere a casa, però tipo io leggo tanto al lavoro, quando faccio la notte, quando ho finito di fare le mie cose e ho un po' di momento, cioè un po' di tempo libero, nella calma della reception vuota mi siedo in un angolo e leggo. Leggevo sui mezzi di trasporto. Quindi ho sempre letto tanto anche in giro, nelle sale d'attesa, sull'aereo, prima di prendere l'aereo, in treno, cioè leggo veramente ovunque, ovunque ci sia la possibilità. E in questo caso, se io sono in giro e voglio isolarmi, mi metto le cuffie, ma metto la musica, magari una musica che non conosco così a shuffle, in modo che mi crei una barriera con il mondo esterno. Non è proprio per ascoltare la musica, soltanto per avere una barriera esterna, diciamo. Poi, legge ad alta voce o no? Allora, io ci sono alcuni libri che ho proprio bisogno di leggerli ad alta voce e mi capita sempre di leggere ad alta voce quando sono a casa in Italia. Perché? Perché mia mamma la sera non riesce a leggere, dice che la luce le dà fastidio e quindi lei se legge, legge la giornata. Però la giornata magari o lavoro o siamo in giro e quindi non abbiamo tempo di leggere. E la sera io dormo con mia madre, non ve lo nascondo. Io quando torno in Italia dormo nel letto con mia mamma e i gatti perché ho bisogno di un po' di contatto, un po' di vicinanza e vabbè, sopperisco questa mia mancanza in questa maniera. E per esempio, mentre ero in Italia questo agosto, abbiamo letto, cioè io ho letto Porca Vacca, che è un libro magnifico, nuova edizione Bompiani, che è costata tipo 17 euro. Ho fatto un regalo a mia mamma, ma me lo darà per portarlo qui e farvi la recensione, perché sapete che a me piace farvi la recensione con i libri in mano. E comunque abbiamo letto ad alta voce Porca Vacca, che oltretutto è stata scritta da un attore, io credo, non mi ricordo chi è lo scrittore, però credo proprio sia un attore e mi è piaciuto immensamente. Vi farò la recensione quando vado a riprendermi il libro in Italia a dicembre. Comunque l'ho letto ad agosto, ma non ve l'ho mai recensito. Poi, rompi la costa o tieni i libri come nuovi? Secondo voi io rompo la costa? Cioè, signori, mi fa orrore, orrore vedere i libri vissuti e maltrattati. Cioè,
li detesto, non mi piace assolutamente. Cioè, tutte le volte che, allora, mia mamma anche lei tiene i libri messi bene, però ha dei libri molto vecchi in cui ovviamente adesso quando li apri la costina si riga, si rovina. E mi verrebbe voglia, ti giuro, cioè ti giuro a chi? Vi giuro di prenderli, buttarli via e andarne a comprare un'altra edizione soltanto perché la voglio nuova. Quindi mi fa assolutamente orrore avere le costine rovinate. Scrivi sui tuoi libri? Che domanda del cavolo, scusatemi, però no, io no, non scrivo assolutamente sui miei libri, ma neanche a matita. Ma se vuoi farti degli appunti, cioè io me li faccio gli appunti, ma io gli appunti sui miei libri me li faccio su questa agenda, o in ogni caso me li faccio su dei fogli e poi li inserisco in questa agenda, perché questa agenda ha fogli sparsi dappertutto, perché quando sono in giro non ho l'agenda, li scrivo i miei appuntini da un'altra parte, però poi li aggiungo qua per poi dopo avere, diciamo, una traccia, una linea guida per le recensioni. Io non scrivo, non sottolineo assolutamente no. I libri devono restare intonsi, belli e perfetti, perché sono anche una cosa bella da vedere, quindi meritano di restare nello stato originale. Quindi, ok, scusatemi questo un po', questo svalvolo generale, perché io vi giuro, ragazzi, io detesto le persone che urlano. È una cosa che non sopporto proprio. E oltretutto, avere una persona che cioè, dalla mattina alla sera non fa altro che parlare al telefono urlando come una deficiente, perché dice: ah sì, la mia voce porta. Ma porta cosa? Porta i nervi, mi fa portare i nervi a me, ma porta che? Vuol dire che ci sente. D'accordo, ma la sentite? No, ditemi che la sentite, perché non è possibile che non la sentite. Sta urlando, urlando. E vabbè, è una cosa che non sopporto, quindi perdonatemi questo, non riesco a concentrarmi, questa mancanza di concentrazione è molto poco professionale, ma visto che è qui da una settimana e mezza e va via tra una settimana e mezza, quindi sta 3 settimane, io non posso restare 3 settimane senza fare dei video, e il video che avete visto qualche giorno fa l'avevo registrato a inizio mese quando mi è arrivato il pacchetto e ho ritardato un po' a farlo uscire perché non avrei avuto molto tempo per girare, però cioè, volevo fare un video anche questa settimana, però purtroppo mi dà fastidio farmi vedere tipo alterata da voi, non è bello, insomma, è bello mostrarsi, sì, normali, tranquilli come si è di solito, ma non ci riesco, non mi riesce con questa persona dall'altra parte di questa porta, è una cosa insopportabile. Comunque, chiedo molto scusa, spero che il tag vi sia piaciuto. In mezzo a tutte queste interruzioni e scatti di ira, e noi ci vediamo molto presto con un altro video, sperando che lei non sia in casa. Ciao a tutti!